Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video leak per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Si torna a parlare di leak dopo un bel periodo di pausa. In realtà Riddler Q ha sempre continuato a pubblicare i suoi indovinelli, però su 4chan stanno cominciando a comparire nuovi leak o presunti tali. Ovviamente quelli che tratterò in questo video sono tutti quanti leak da prendere con le pinze, però ovviamente nel caso fossero leak veri, beh, volete sicuramente cliccare via dal video. Non me la prendo a male, me la prendo in saccoccia. Vediamo un po' cosa trattano i leak odierni. Ce n'è uno in particolare che ha catturato la mia attenzione, in realtà ce ne sono tanti, però ne tratterò uno in particolare. Dunque, la patch 1.2 con il Pokémon Day, insomma il giorno del Pokémon Day è il 27 febbraio, avrà un update gratuito, oh wow, con 3 nuovi Pokémon e aree uniche. Ah, e probabilmente anche un DLC diviso in due parti. Kalos non è nel DLC, grazie, questo era abbastanza chiaro, ma Corrina, che dovrebbe essere la prima capopalestra se non sbaglio, farà un ritorno aprendo una sua Battle Facility, ovvero un posto dove lottare, tipo la Torre Lotta, perché addirittura, come ho detto nel video delle top 5 features per Pokémon, la Torre Lotta a volte neanche viene presentata nei giochi Pokémon. Scarlatto e Violetto ne è un esempio. Sarebbe Ornella, e Ornella, a parte darci Mega Lucario, non è che ha una grande valenza nella storia, è piuttosto anonima, quindi perché proprio lei che apre una Battle Facility? Questa mi pare un po' campata per aria. Però comunque sia, come ho detto, mi interessa trattare tutto questo leak perché è abbastanza carino. Vediamo un po' però che Pokémon paradosso ci saranno, quindi attenzione, se ancora non avete cliccato via dal video, questo è un momento buono per farlo. Certo, ripeto, non è sicuro, ma tant'è. Vediamo un po'. Como paradosso, che sarà tipo drago insetto. Clutterwyrm si chiamerà. Ok, quindi sarà una specie di verme. I Wyrm sono dei draghi, però serpentiformi. Quindi potrebbe essere tipo un verme, fighissimo sarebbe secondo me. Però sarà ovviamente antico, una forma antica. Metagross paradosso, che sarà per causa di forze maggiori futuristico. Elettro acciaio. Iron spider, quindi ragno ferreo, una cosa del genere. Abbiamo Suicune paradosso, che sarà drago acqua e sarebbe fighissimo. Raging waters, quindi acque tempestose, fighissimo sarebbe. Poi Paradox Virizion, Virizion Paradox, vabbè, Virizion e Suicune siamo sicuri perché ci sono anche nel libro di Calugaris, quindi è sicuro che ci siano. Erba Psico, Iron Needle, ah quindi lui sarebbe del futuro, Ago Ferreo, o Aculeo Ferreo, non sarebbe male Aculeo Ferreo. Houndoom Paradosso, Gloomy Hydra tipo fuoco buio, rimane fuoco buio. Gloomy Hydra, quindi sarebbe tipo Idra tenebroso? Idra triste? Una cosa del genere. Però se avesse più di una testa sarebbe fighissimo. Fanno tipo un Cerbero. Sarebbe anche ora un Pokémon Cerbero. Paradox Heliolisk, Elettro Drago, Tifone Ferreo. Beh, non sarebbe anche questo malvagio. Inoltre, abbiamo il nome del terzo leggendario, The Crystal Turtle Pokémon, Paytortle. Non è male il nome perché, a quanto pare, il Pokémon, il terzo leggendario, sembra aprire un portale che porta Pokémon dal... i presunti Pokémon dal passato o dal futuro. Wow, quindi Paytortle sarebbe un bel nome. Devi fermare questa creatura enorme prima che invada Paldea e con il suo nuovo Pokémon paradosso creato? With its newly, quindi con il suo. Wow. Paytortle è un'arma antica di una civiltà ormai persa e il suo potere rende tutto reale. Qui o Cydonia ci ha preso o hanno copiato di pari passo da Cydonia, perché è uscito un altro leak molto simile ma era già stato smentito. Questo è del 17 gennaio, quindi non mi fido molto, ma il professor Jacques, che dovrebbe essere Zim se non sbaglio, è sempre stato affascinato dalle ricerche di Sada e di Turo, che è il motivo per cui ha riattivato la macchina del tempo sotto l'influenza di Paytortle. Quindi ci sta dicendo che il professor Zim ha riattivato la macchina del tempo dopo che è stata chiusa? Cioè,
L'area 0 è visitabile, ma non penso che la macchina del tempo potesse essere riattivata. Ce lo dicono. Mi pare che Sada e Turo ce lo dicono chiaro e tondo: la macchina del tempo verrà disattivata. Ad ogni modo, sembra in parte credibile, in parte no. Se dovessero esserci notizie su Commo e gli altri che abbiamo menzionato prima, e qualcosina sulla tartaruga gigante, beh, allora potremmo considerarlo vero, ma per il momento tutto tace. La cosa certa è che Q per il momento non ha rilasciato altre informazioni se non una frase che dice: quando uscirà il DLC sarò curioso di vedere le vostre reazioni, perché è davvero figo. Beh, non ci resta altro che attendere i Pokémon Day, anche se per la scorsa volta il DLC è stato annunciato un po' prima. Ma ad ogni modo non importa, vedremo nel Pokémon Day cosa accadrà e vedremo quali informazioni saranno vere e quali no. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione tutti quanti i link utili, e ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!